Bentrovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. Oggi l'argomento è molto, molto interessante perché apre tantissimi scenari. Parliamo dell'aeroporto di Palermo, della gestione del caro volo. Lo facciamo con una persona assolutamente qualificata che viaggia in aereo sicuramente da tantissimi anni e che ha conosciuto, diciamo, l'aeroporto da... Non, ora glielo chiediamo a lui, però dico, ma penso da tanti tanti anni, da quando era proprio piccolino, no? Perché avrà preso i primi aerei, l'ha presi quando era proprio, diciamo, lo scalo di Palermo era davvero minuscolo. Allora abbiamo in linea, in collegamento con noi, Vito Riggio, amministratore delegato di GESAP, neo amministratore delegato di GESAP, ma Vito Riggio sappiamo benissimo tutti che è stato per tantissimi anni il capo dell'ENAC e poi anche ha avuto un ruolo importante nello scalo romano. E allora, quindi di aerei, dico, ne capisce tantissimo. E allora, da qualche giorno amministratore delegato di GESAP. Dicevo che lei conosceva l'aeroporto da sempre, diciamo, no? Da tanto tempo, diciamo. Che come l'ha trovato adesso? Prima da viaggiatore e adesso da amministratore? Ma dunque, io lo conosco appunto da 45 anni, perché a 30 anni fui nominato presidente dell'INPS di Palermo e cominciai i primi spostamenti, anche prima, ma insomma quelli più organizzati in quell'occasione. Poi l'ho seguito come vigilante, perché era l'aeroporto della mia città, e naturalmente mi confermo nell'idea che mi ero fatto, cioè c'è un ritardo di una decina d'anni nel affrontare le questioni di crescita infrastrutturale, a cui si sono aggiunti poi 2 anni, un po' per la pandemia, un po' per un ritardo nei lavori. E quindi, a parte una bella iniziativa che è la parte diciamo iniziale, la porta d'ingresso, che come tutti vedono è molto ben fatta e molto ampia, tutto il resto è ancora stretto perché ci sono dei lavori. Quindi il primo impegno è fare in modo che i lavori vengano accelerati per dare spazio al notevole numero di passeggeri che ci attendiamo quest'estate. Amministratore, il problema di questi giorni è il carovoli, no? Ogni volta che si avvicinano le feste, le festività, si parla di carovoli, se ne parlerà anche in estate e si fa sempre il giochetto di andare a vedere quanto costano i voli a ridosso Ecco, e chiaramente i prezzi sono quelli che sono. Ora, GESAP cosa può fare per calmierare, ridurre? Se è vero che si devono calmerare e ridurre i voli. GESAP, come tutte le società di gestione, riceve il traffico e lo deve gestire alle condizioni di mercato che esistono. Noi non abbiamo, come società di gestione, i poteri, non ce l'ha neanche l'ENAC nei confronti delle compagnie aeree. Però vorrei spiegare, per una questione proprio informativa, che, a differenza di quello che magari si può pensare, il biglietto aereo non è come il biglietto dell'autobus o del treno, il quale rimane costante sia che io lo faccia un mese prima, sia che lo faccia oggi per domani o addirittura oggi per oggi. Il biglietto aereo parte da una base, può essere più o meno alta, in genere bassa, e va crescendo man mano che si vanno acquistando i posti. Gli ultimi posti, che sono quelli 10, 15, 20 posti finali, possono addirittura arrivare alle cifre che scandalose le ho definite che abbiamo visto. Il punto vero è che viene applicata la regola anglosassone del chi tardi arriva male alloggia. La regola, per intenderci, che fu applicata anche a Giuseppe e Maria, a Natale, che non trovarono posto, essendo arrivati tardi, nella sala comune dove si ricevevano le famiglie e che dovettero accontentarsi della stalla. Qui invece è al contrario. Chi tardi arriva paga molto di più. Questo è un criterio che potrà essere giudicato più o meno, come dire, intelligente. Comunque è il criterio dell'aviazione internazionale. L'Unione Europea lo considera legittimo e quindi anche l'Italia. Naturalmente, se io faccio il biglietto per andare a Roma o a Milano un mese prima, trovo una tariffa tutto sommato accettabile. Se lo faccio invece, a distanza di poche ore, corro il rischio o di non trovare posto o di trovarlo a condizioni, come dire, di sfruttamento, perché se io ho la necessità di partire, ovviamente mi si fa un danno. Per calmierare questo tipo di situazione, che certamente non è
piacevole soprattutto per chi ha una necessità impellente, non può fare a meno di partire o di tornare. Evidentemente l'unica soluzione di mercato è quella di aumentare il numero dei voli. Più aerei ci sono, più questa logica della crescita progressiva si moltiplica. L'altro rimedio è quello di mettere un tetto alla crescita del prezzo, cioè a dire il prezzo può crescere ma non più di 4-5 volte rispetto al prezzo iniziale. Sono questi suggerimenti che ho dato sia a Lazzarini, che è l'amministratore delegato di ITA, sia parzialmente allo staff di Ryanair, con la considerazione che Ryanair non è interessata a volare su Roma e Milano, perché sono tratte che per loro non danno rendimento, perché siccome l'Unione Europea vieta che si diano contributi, loro preferiscono ovviamente tratte internazionali, europee, dove hanno un utile maggiore. ITA potrebbe, visto che perde un sacco di soldi, l'anno scorso il 22 ha perso addirittura quasi 500 milioni mentre è in trattativa con Lufthansa, io gli ho detto: vabbè, perdete questi 3.000, 4.000, 5.000 euro, ma almeno fate bella figura nei confronti dei siciliani che giustamente si lamentano quando trovano i biglietti così alti. Ovviamente non abbiamo ricevuto risposta e fa bene il Presidente della Regione a rivolgersi a quello che in questo momento è il proprietario di ITA, cioè il Ministro Giorgetti, cioè il Ministero di Economia e Finanze. In più, l'altro rimedio è che da giugno comincerà a volare una nuova compagnia che parte da prezzi più bassi e pratica questo meccanismo di price cap, cioè di tetto al prezzo. Speriamo che questi siano rimedi sufficienti, se no l'alternativa non è altro che quella di immaginare delle rotte sociali. Ma le rotte sociali qualcuno le deve pagare e siccome la Sicilia fa quasi 20 milioni di passeggeri, i costi e l'atteggiamento dell'Unione Europea certamente non sono benevoli come lo sono stati nei confronti di Lampedusa e Pantelleria. Ma non, nelle reazioni di questi giorni non ha sentito o non ha letto un po' di demagogia? Ma più che demagogia, disinformazione, guardi, perché certo ci sono anche molte, molte prese di posizioni facili, cioè l'indignazione è facile, cioè anch'io mi indigno perché se devo tornare di corsa a casa e mi fanno pagare 500 euro mi metto a urlare. Però ben diverso l'atteggiamento del Presidente della Regione, il quale istituzionalmente parla con chi potrebbe decidere. Poi che non decida o no, che decida o no è un problema, come dire, dell'interlocutore. Ma insomma, tutti quelli che gridano e dicono basta, è una vergogna, francamente sì, mi sembrano disinformati e anche un po' demagoghi. Esatto. E allora, quindi sul caro voli, diciamo, quindi vi state in qualche modo, diciamo, appunto impegnando per quello che, per quello che potete fare. Invece, proprio in questi giorni avete presentato la Summer 2023, no? La stagione estiva, e lei, diciamo, se l'è un po' trovata, no? Dico, nel senso che l'hanno organizzata, quindi diciamo, l'ha presentata. E allora, come l'ha trovata, le rotte, ci dica le novità, ma soprattutto se si possono migliorare, se dal suo punto di vista qualcosa può migliorare. Guardi, io naturalmente noi ci siamo insediati praticamente all'inizio della stagione, perché siamo insediati il 18 e il 27 comincia la stagione. Per fortuna la struttura aziendale aveva lavorato e soprattutto il commerciale ha mantenuto quello che c'era già e ha innovato, nel senso che ci sono o due o tre rotte buone, nuove, tanto Vienna, che per me è importantissima perché poi mi piace andare a sentire musica, quindi vabbè, ma credo che piaccia ai palermitani. Poi c'è Porto, che è in Portogallo, che è una bella meta turistica ma anche culturale, e poi c'è un collegamento con Istanbul, che è uno dei grandi hub internazionali, cioè hub significa il mozzo di una bicicletta, per cui se io vado da un punto al mozzo, poi dal mozzo mi posso spostare su un altro raggio. Istanbul è uno di quei paesi che serve a collegare l'Europa con l'Asia, quindi è importante alimentare questo rapporto. Francamente io, diciamo, l'unica cosa che tanto voglio rivederle tutte, naturalmente non adesso che la stagione è cominciata, ma Certo. per la Winter ho già detto al nostro direttore generale che è esperto in commerciale che voglio riparlare con tutti, anche perché queste rotte costano, nel senso che tutte quelle fatte dalle low cost comportano una compartecipazione agli utili da parte del vettore. Questa è una invenzione, anche questa, che va spiegata, cioè il mio amico O'Leary, che è il patron fondatore di Ryanair,
dice: siccome io ti porto il traffico, praticamente io sono il vero proprietario dello scalo, insomma, quindi ho diritto a godere di una parte dei benefici. Naturalmente questo che cosa comporta? Che per avere traffico tu paghi e pagando riduci il tuo utile. Allora bisogna capire qual è il limite di redditività. Il limite di redditività va migliorato a Palermo, perché adesso quest'anno che si torna all'utile è di 2 euro a passeggero, francamente è un po' poco. Quindi bisognerà migliorare l'utile trattando in maniera accorpata tra Palermo e Catania e Trapani per evitare di farsi fare concorrenza e quindi di perdere. E dall'altra parte bisogna rivedere la connettività. Su questo penso che utilizzeremo l'istituto di ricerca del professor Paleari, che è presidente dei rettori, il quale insegna a Bergamo, che è molto, il maggiore esperto che abbiamo in Italia di connettività, per capire quali rotte effettivamente sono utili e quali invece servono solo a Ryanair per alimentare il suo raggio di azione. In più, mi piacerebbe che tornasse finalmente un volo per gli Stati Uniti, che pareva pronto per quest'estate, ma United lo ha rinviato. Poi vedremo cos'altro si può fare, sempre ragionando in termini però di rendimento per l'azienda. E proprio su questo tema lei è stato chiaro nella conferenza stampa di presentazione, nel senso che non saranno previste assunzioni e né contributi, diciamo, i soldi, quelli che sono, servono per fare funzionare lo scalo di Palermo, no? Sì, mi sembra, come dire, il minimo che un'azienda debba fare, cioè prima di pensare a spendere e quindi a avere nuovo personale che magari può essere che serva, ma vedremo, la prima cosa da fare è ridurre le spese e aumentare le entrate. È una cosa banale, ma che spesso si dimentica. Tenendo conto che le condizioni per cui si chiede poi credito alle banche sono particolarmente onerose, quindi non bisogna aggiungere nuovo debito, è che noi abbiamo davanti da fare necessariamente per obbligo dell'ENAC, lo so bene perché ci sono stato tanti anni, una serie di opere che costano. Quindi trovare i soldi per queste opere sarà un problema per il socio, al quale io, che è il Comune e la Camera di Commercio, Comune, Provincia e Camera di Commercio, al quale rappresenterò la situazione finanziaria, cioè servono X milioni, io penso attorno a una cinquantina, ma vedremo il dato preciso. E bisogna trovarli non a debito dell'azienda, ma a debito del comune. Capisco che il comune è Non è un piuttosto in bel difficoltà. periodo, diciamo, non è un bel periodo questo. Diciamo così. E quindi diciamo, allora a questo punto bisognerà vedere cosa fare. Decideranno i soci, l'aeroporto non è mio, è appunto del comune, e quindi è giusto che il Consiglio Comunale prenda atto di questa situazione e decida come la vuole affrontare. Naturalmente questo io lo faccio appena ci liberiamo dal peso della stagione estiva, che è particolarmente sfidante proprio perché, come dicevo, abbiamo molti passeggeri e poco spazio. Non possiamo fare venire la gente qua a soffrire, quindi dobbiamo organizzarci per accoglierli gentilmente, educatamente, cioè con quella gentilezza palermitana che non sempre è presente nel traffico urbano, ma che culturalmente è presente nella nostra tradizione. Per quanto riguarda invece un aspetto delicato, diciamo, nel suo mandato, è quello appunto della privatizzazione. Diceva appunto l'aeroporto del comune di Palermo e di altri soci. Lei ha un mandato, no? Un mandato preciso, diciamo, quantomeno un obiettivo che è quello appunto di privatizzare l'aeroporto. E allora, Ma guardi, sì. Guardi, quanto tempo ci metterà per raggiungere l'obiettivo? ma adesso vedremo più avanti. La posizione sia della regione espressa dal suo presidente, sia del comune espressa dal suo sindaco, che è anche presidente dell'area metropolitana, sia della Camera di Commercio, perché ce l'ho in consiglio, l'ho sentito in diretta, che è quella di procedere alla vendita di un certo numero di quote per realizzare un utile che servirebbe per esempio in città per dare una aggiustata alle strade che certo versano in condizioni che si potrebbero definire piccole, che non stanno benissimo come abbiamo visto. Però sono tutte decisioni che deve prima di tutto assumere il Consiglio Comunale, ovviamente il Sindaco, e devono essere formalizzate. A seguito di queste decisioni parte una procedura che ormai è consolidata, che per esempio Catania ha già sviluppato, che prevede la scelta di un advisor legale e di un advisor finanziario. Se si fa presto, come io mi auguro che si faccia e come vorrei che si facesse, entro l'anno questa partita potrebbe essere risolta. I lavoratori hanno da temere da questa privatizzazione?
Ma guardi, in Italia tutte le privatizzazioni hanno migliorato le condizioni dei lavoratori. Basta fare ad esempio di Roma, dove c'è un welfare aziendale di notevole livello e dove tutti vengono garantiti, come dire, dal sindacato e dalle leggi. E poi basta pensare che già dentro gli aeroporti ci sono già un sacco di strutture private, tutte quelle che fanno il servizio del recupero bagagli, smistamento bagagli e check-in, sono dipendenti non della GESAF o delle società di gestione, ma di società private. Non mi risulta che si lamentino, nel senso che vengono pagati, vengono rispettate le leggi, sono presenti, quindi non c'è l'incubo della privatizzazione come mettersi in mano non si sa quale pesce cane capitalista, insomma, no? Il problema è che nel nostro sistema politico istituzionale le privatizzazioni di società industriali sono qualche volta necessarie, come in questo caso. In ogni caso, fanno parte del sistema costituzionale, articolo 41 della Costituzione, e naturalmente uno può essere ideologicamente contrario, ma ovviamente questo non ha impedito di privatizzare. Faccio sempre l'esempio che perfino Cuba, la Cuba attuale, ha privatizzato, ha chiamato Aeroport de Paris a prendersi la proprietà dell'aeroporto di Cuba, che sta molto migliorando. Poi, per carità, uno può dire: ma io lo voglio pubblico. Scelta assolutamente rispettabile, non è la mia, ma lo vorrei sapere, insomma. Certo, e in questo contesto i suoi rapporti con i sindacati come saranno? Nel senso che sarà aperto al dialogo, avrà modo di confrontarsi con loro? Ha già previsto un Ma guardi, incontro? sì, no, il consiglio d'amministrazione per prima cosa ha chiamato i sindacati e ha avuto con loro un incontro di saluto cordiale. Poi sono affidati al dottore Petrini, vice direttore generale, che ha la delega per il personale. Ovviamente io sono sempre disponibile. Ho detto però che non voglio più sentire parlare, ammesso che si sia parlato, di rapporti individuali, cioè noi non facciamo i dispensatori di favori o i negatori di favori. Occorre una riorganizzazione complessiva e bisogna guardare all'interesse generale. Mi sembra che abbiano accettato di buon grado i sindacati questa posizione, lo vedremo nel corso del tempo. Certo. E allora, per quanto riguarda invece le opere, lo scalo è uno scalo ormai importante. Finalmente lei si ricorderà com'era la sala arrivi qualche anno fa. Dico, adesso è una cosa appunto molto molto dignitosa, molto bella. Cosa ci dovremmo aspettare di qui a qualche mese? Allora, intanto quasi subito verrà consegnata la parte che noi chiamiamo extra Schengen, cioè per chi viene fuori dall'accordo tra paesi europei, quindi l'intercontinentale e l'internazionale non europeo. Questo è importante perché ci sono 2 milioni di passeggeri extra Schengen. Questa viene consegnata, è molto bella, ben fatta e consentirà anche attraverso la creazione di un padiglione esterno di accelerare le operazioni di imbarco e sbarco dei turisti, quali arrivano per la prima volta a Palermo e insomma trovano un'accoglienza molto buona. Poi c'è l'avancorpo, che sarebbe un ampliamento della parte superiore, quella degli imbarchi, che per il momento è ancora a livello delle sole colonne, bisogna come dire, completare i lavori. Io ho già parlato, ma parlerò domani di nuovo, con l'azienda. Ci sono già 115 lavoratori, tutti i materiali sono all'interno. La promessa è che gran parte, una certa parte delle opere viene consegnata entro il 30 giugno, che è un termine massimo perché già, diciamo, già a giugno è molto pesante il traffico, ancora di più lo sarà a luglio ed agosto. Il resto nel corso degli anni, nel corso dei mesi, cioè per esempio sono stati montati 2 nuovi pontili d'imbarco con un sistema nuovo. Verranno montati tutti gli altri, ovviamente non tutto entro quest'estate, e poi tutto il sistema radiogeno per i bagagli e per quelli che partono senza consegnare i bagagli o il bagaglio a mano, e anche le nuove macchine. Ci sono le macchine di nuovissima generazione che cominciano a essere installate. La prima è stata installata l'altro giorno, le altre si installeranno. Cioè, il rinnovamento tecnologico adesso comincia a prendere forma e deve accelerare. Quale sarà la sua impronta, al Falcone Borsellino? Qualcosa che Ah, io non noi. voglio dare nessuna impronta, non credo a queste cose che sono frutto, diciamo, di una visione personalistica e irreale della vita istituzionale. Diceva Leonardo Benevolo in un suo grande manuale sull'urbanistica che le magistrature fiorentine hanno realizzato quella meraviglia che è Firenze nella continuità di diverse persone che le hanno occupate. Quindi,
Io penso che la continuità di un progetto, di un'efficienza, che è poi quello stabilito con l'ENAC negli accordi che si fanno con il concessionario, sia il mio unico vero obiettivo. Non mi interessa dare nessuna impronta, né credo che noi diamo delle impronte, noi diamo una fatica e una disponibilità. Certo, la situazione degli aeroporti in questo periodo, soprattutto venendo fuori dal lockdown, non è stata semplicissima, dico, l'abbiamo visto anche a livello internazionale, hanno avuto anche problemi con personale, hanno avuto seri problemi di personale, ricordo Amsterdam, veramente c'era il rischio di non riuscire a prendere il volo. Bene o male, qui Palermo in qualche modo ha retto, no? Dico, e adesso cosa ci aspettiamo per quest'estate? Allora, ha retto l'Italia perché ha, tra cassa integrazione e altre forme di sostegno, ha fatto in modo che la gente non venisse licenziata, cosa che è successo negli altri paesi. C'è una difficoltà, bisogna dire la verità, che non è facile trovare lavoratori disponibili a lavorare a 40-45 gradi quando c'è caldo a scaricare valigie. Questo è, tutti ci scordiamo che l'ultimo chiodo della carrozza sono i lavoratori di quello che si chiama il servizio handlers, no? Io mi dedicherò particolarmente a questi. Ovviamente ci si potrebbe aspettare, in assenza di interventi correttivi, una gran confusione. Stiamo facendo in modo a mandare tutti quanti, se c'è bisogno già da subito, a dare una mano, perché la priorità di un aereo è il suo terminal, e in particolare i piazzali dove atterrano e decollano gli aerei, con un occhio di riguardo alla sicurezza aeronautica, perché fin quando c'è ce la scordiamo, ma senza sicurezza tutto il resto sono parole vane. Bene, io la ringrazio, spero la prossima volta appunto di averla in studio, così Ci possiamo tengo io. anche aggiornare appunto quella che è la tempistica sui lavori e sui progetti e su tutto quello che appunto state facendo per cercare appunto di rilanciare uno scalo che è sicuramente importante, dico, non E il solo per nono il scalo volume, d'Italia. esatto, è importante per la posizione, per tutto quello che può portare dentro. E allora io la ringrazio davvero, abbiamo appunto chiacchierato con Vito Riggio, amministratore delegato di GESAP, io davvero lo ringrazio i telespettatori e vi auguro una serena giornata.